Beh, dispiace, ma ce lo si poteva aspettare. Cioè, il Palermo è una squadra che quest'anno è tornata in Serie B, quindi ha giocato l'ultimo campionato di Serie C vincendo i playoff e oggi ha affrontato una squadra che ormai stabilmente gioca in Serie A. Stiamo parlando del Torino. Non a caso questo turno di Coppa Italia finisce per 3-0. Palermo eliminato, il sogno poteva accadere sì, ma era molto veramente improbabile. Si sapeva sarebbe stato difficile, non a caso il Palermo ne prende 3 e mi dispiace perché comunque il primo tempo è stato veramente positivo, quello fatto da parte dei rosanero. Poi ovviamente nel secondo è uscita tutta la qualità del Torino, il Palermo non è più riuscito a mantenere l'equilibrio, il pari sullo 0-0 e quindi poi il Torino è riuscito a fare 3 gol. Allora, di note positive del Palermo ovviamente ci sono sempre i soliti: Brunori, che comunque difende la palla, lotta, cioè comunque il Palermo in generale ha fatto una buona partita, ma è ovvio che poi quando escono fuori le qualità dell'avversario che comunque gioca stabilmente in Serie A, poi vai a prendere tanti gol, ecco, no? E poi ovviamente Soleri, perché la fase offensiva comunque oggi è stata veramente importante, quella che il Palermo comunque ha messo in campo. Sala comunque sempre una certezza, bravo quello a centrocampo che si chiama Bro. Fatto sta che comunque il Torino andrà sfutto a sfidare il Cittadella, chi passerà tra le due squadre andrà ad affrontare il Milan agli ottavi di finale di Coppa Italia, quindi veramente turno difficilissimo. Allora, fatto sta che dopo pochi minuti subito la prima conclusione che è del Palermo, perché ha creato veramente di più nel primo tempo e anche in parte del secondo tempo, con Brunori che fa veramente un tiro a giro favoloso e Milinkovic con la mano di richiamo, vabbè che occupa tutta la porta, cioè alto 2 metri, quindi parliamoci chiaro, però comunque gran tira a giro, si fa subito vedere il Palermo. Poi un tiro da centrocampo ovviamente provato, ma cioè aveva visto il portiere fuori porta e solamente che ovviamente Milinkovic la blocca facilmente sempre su Brunori. Palermo che quindi sì, è vero, ha difficoltà nel tenere palla perché ovviamente il Torino ha più qualità come detto, quindi mantiene più facilmente, no, il possesso palla, però coprendosi bene riesce a ripartire anche altrettanto bene con i giocatori di qualità che detiene. Ci ha provato, insomma, però non sono riusciti a trovare il gol. Fatto sta che finisce il primo tempo, l'occasione più nitida ce l'ha avuta il Palermo, perché non è stato un primo tempo ricco di occasioni e a ritmi alti, insomma, abbiamo capito, no? Nel secondo tempo invece il Palermo poteva sicuramente far meglio, perché sì, ha affrontato il Torino, questo è vero e va sempre sottolineato, però non sono proprio scesi in campo, perché subito il Torino riesce veramente a colpire fuori, anche se prima c'è stata una parata di Milinkovic su Floriano, anche lui comunque positivo, però poi il Torino ha veramente sbucciato e ha fatto la partita. Parliamoci chiaro, non a caso la sblocca Lukic, 1-0 al 53esimo minuto. Che dire, tanta roba oggi da Dunic e la Haina, veramente è vero, sono stati lasciati da soli spesso, però ragazzi hanno fatto quel che volevano su quella fascia anche per meriti loro, perché sugli inserimenti offensivi il Palermo ha sofferto tantissimo, perché comunque sono giocatori veloci, di qualità, e come già sottolineato giocano in Serie A, non a caso tra l'altro, no? Quindi la sblocca appunto Lukic, il capitano, no? E con la respinta, la palla che praticamente va fuori dall'area di rigore, il tiro di prima che va a pescare l'angolino. Il Torino continua ad attaccare tantissime occasioni. Al 72esimo c'è il gol del 2-0 che ha siglato Radunic, perché prima appunto è stato annullato un gol al Toro per posizione di offside, perché appunto il portiere del Palermo viene oscurato praticamente, la traiettoria di palla, ecco, gli viene oscurata da Sanabria che praticamente si è messo davanti a lui, quindi viene annullato il gol del 2-0 e a Radunic. Poi però lo sigla sempre lui, sempre Radunic, che ha fatto veramente una grandissima partita. Inserimento sempre di Lukic che con un cross basso lo trova di testa e quindi sigla il gol del 2-0 all'angolino. Secondo tempo quindi male, quello che comunque ha fatto il Palermo, e addirittura c'è il terzo gol, lo fa Pellegri, il primo pallone toccato con questa nuova maglia, e ancora
ancora grandissimo inserimento con Singol, l'azione era partita appunto dallo stesso Pellegri, palla dentro, e come non può esserci appunto l'attaccante italiano che in un inserimento alle spalle dei difensori riesce ad imbucare praticamente a porta vuota. Peccato, l'avventura del Palermo finisce qui in Coppa Italia, comunque oggi se la sono giocata fino a che il Torino non ha espresso le sue massime qualità. Noi ci vediamo prossima, sempre comunque forza grande Roma e Palermo ovviamente, che comunque è un progetto, lo sappiamo, importante con il City Group. Tranquilli ragazzi, c'è tempo, comunque già tanto che sono tornati in Serie B, quindi il primo step è già stato fatto. Ovviamente rosa nero sempre la piazza veramente una delle più importanti all'interno proprio della Serie B, veramente tanta roba oggi a seguire la partita allo Stadio Olimpico Grande Torino, non numeroso di tifosi. Ciao.